13 gennaio, siamo al sesto concerto della manifestazione Zap Juice, per la precisione al terzo appuntamento all'Osteria Corte Bettini, questa sera con i Garofoli Rotatori Duo, e siamo in compagnia di Samuele Garofoli, a cui rivolgiamo qualche domanda. Intanto Samuele è uno dei principali jazzisti che caratterizzano il nostro territorio, che operano sul nostro territorio e che sono conosciuti anche fuori la nostra regione, se non sbaglio. Diremo proprio di sì. Allora chiediamo subito a Samuele, che è un jazzista di lunga e provata carriera, un musicista riconosciuto, intanto qualche emozione in maniera del tutto personale che ha ricevuto dal jazz negli anni della carriera, e poi qualche emozione in qualità di docente, perché Samuele è anche docente in due importanti scuole di musica del nostro territorio, che cerca di restituire attraverso l'insegnamento della musica. Ma raccontare le emozioni è impossibile, che sono tantissime, sono quotidiane per un musicista. Anche questa sera l'emozione c'è stata, il pubblico stava lì ad ascoltare, quindi insomma l'emozione è sempre molto forte. Il contatto con i ragazzi è fantastico, perché quello che riusciamo a dare forse è una minima parte in confronto di quello che riceviamo da loro. Si incontrano persone di tutte le età che si comprano uno strumento al supermercato magari e si mettono in gioco in mezzo a tanti problemi, alle famiglie, al lavoro. E questa è una cosa meravigliosa, mi ricorda il perché ho iniziato a suonare, e il perché suono e il perché suonerò, insomma, sempre. Questa passione molto forte, molto coinvolgente. Samuele, perché il jazz? Perché suoni il jazz? Perché hai scelto il jazz? Perché lo suoni tuttora? Ma lì sono stato... me l'ha inculcato mio padre praticamente, cioè ai dischi io li ascoltavo, e quindi io sono cresciuto in quelle sonorità. Per me è molto semplice andare verso il jazz, è più difficile andare verso altre musiche. Il jazz per me è spontaneo, molto spontaneo, da sempre. Parliamo anche un po' di Zap Juice, anzi parliamo dell'idea, di quella che sarebbe, di quello che vorrebbe essere il sogno di Zap Juice, cioè quello di creare, e tra l'altro è una tradizione consolidata nel mondo del jazz, il music club, creare una cornice musicale, un'occasione di conoscenza e di esperienza della musica in un luogo altro dal teatro, altro dai grandi spazi. Che cosa ci puoi dire a favore, o che cosa ci puoi raccontare di questa esperienza, il Music Club? Guarda, il jazz mi fa un po' paura quando si chiude nei teatri e nei conservatori, nonostante che io li frequenti entrambi. Ad aspettare la gente. Questa è una cosa che il jazz non ha mai fatto e non lo deve fare, o perlomeno non deve essere solo quello l'ambiente in cui il jazz si sviluppa e ha contatto con le persone. In un locale come questo vengono persone per ascoltare, vengono persone invece così per passare una serata, per mangiare, per bere, per parlare. L'incontro con queste persone secondo me è fondamentale. Uno, perché in questo modo il jazz continua a vivere, continua a circolare, continua a scivolare dallo strumento alle persone, ed è veramente fondamentale. Il grande pregio che ha questa rassegna qua è quello di essersi reinventato degli spazi che mancavano.
il jazz nei locali era scomparso. La musica nei locali, insomma, veramente sta scomparendo. L'iniziativa privata in questa, nella musica sta scomparendo. E l'iniziativa di Zap Juice è proprio fondamentale, e ho visto già che ha mosso in pochi appuntamenti, ha già mosso un intero ambiente, ha coinvolto un sacco di musicisti e il pubblico sta ricominciando a uscire, a cercare musica, a interessarsi. Questo è fondamentale. Se posso aggiungere una cosa e tirarla per le lunghe questa risposta, mi ricordo i primi tempi in cui suonavo, dove c'erano tanti locali, e quello per me è stata un'esperienza formativa. Mi sono formato in locali all'epoca molto fumosi. Adesso è molto difficile per un mio allievo, un amico che inizia adesso a suonare, trovare uno spazio dove possa mettersi in gioco realmente, fare magari una brutta figura, però strappare un applauso, vedere che la sua musica funziona oppure che c'ha ancora tanto da studiare. Questo confronto con il pubblico adesso è difficilissimo per chi inizia. Apposta Zap Juice fa molto bene alla musica e fa molto bene ai musicisti. Un giovane che ancora non sa di essere un ascoltatore di Zap Juice, un consiglio per invitarlo? Beh, innanzitutto pigliarsi uno di questi bellissimi dépliant qua e seguire tutte le manifestazioni, tutte. Incontra sicuramente qualcosa che gli piace.